Allora, ringrazio il professor Boeri, che è stato, diciamo, coerente con una lettura che in fondo parte, a mio modo di vedere, dal recepito del Concilio, però in una lettura abbastanza, tra virgolette, tradizionale nel senso di una ermeneutica. Dove però, a mio modo di vedere, ecco, il mio intervento è semplicemente di suggerire alcune cose riguardo a quello che bisogna fare dopo. Questa è stata una presentazione piana, generale delle Costituzioni. Mi permetto di dire che quando tu dici le chiavi di lettura del Vaticano II, ecco, l'indole ecumenica o la finalità ecumenica, insieme all'aggiornamento alla pastoralità, sono i dati fondamentali con cui bisognerebbe leggere almeno, e qui non c'è stato, a mio modo di vedere, quella dialettica del concilio evento e del concilio documenti che a mio avviso oggi è recepita ed è fondamentale. Si può essere in disaccordo. C'è una dialettica, lo sappiamo, nell'interpretazione del Concilio, la scuola di Bologna e la scuola, per esempio, di Hünermann, che giustamente ribadisce l'importanza anche dei documenti, di ciò che è stato scritto, che è stato approvato, ma fondamentalmente credo che dimenticare il Concilio come evento sarebbe per noi fatale se vogliamo procedere poi a una riscrittura, perché i documenti sono frutto di compromessi. Questo lo si evince dai diari, lo si evince da tutto un discorso importante. Allora, io mi soffermo solo sul dato di Lumen Gentium, non sono un ecclesiologo e quindi semplicemente per quelle che sono state così i miei interessi, insegnamento e cose, io oggi, se dovessi riscrivere, tra virgolette, o rivedere alla luce dei segni dei tempi, Lumen Gentium dopo tanti anni, questo è un discorso che potrebbe essere un metodo o una riscrittura, allora partirei prima di tutto dal rapporto Chiesa-Mistero di Dio. Io mi ricordo il convegno del 2000 in Vaticano, dove Ratzinger, e lì era l'unica cosa con cui ero d'accordo con lui, disse che Frings, di cui lui era perito al Concilio, ribadì fin dall'inizio una cosa, che il Concilio avrebbe dovuto confrontarsi con il mistero di Dio nella storia. Ok? Non era la Chiesa. Il centro. Noi purtroppo abbiamo fatto della Chiesa un qualcosa, a mio avviso, di eccessivo. Il mistero di Dio che dovrebbe essere oggi, e lo vediamo anche nel magistero successivo, il fatto che la Chiesa è a servizio del mistero di Dio comunione. In questo anche con una trama che oggi lo sappiamo molto bene, è fondamentale il dialogo interreligioso, pensate a fratelli tutti, oggi questo discorso è una condizio sine qua non, per cui la Chiesa entra in relazione con gli altri. Secondo punto, per me, è l'aspetto della relazione Israele-Chiesa. Quando si parla di popolo di Dio, noi abbiamo scippato una categoria che è di Israele, non è della Chiesa. Questo teologicamente, ci sono degli studi su questo in cui bisogna finalmente essere onesti di riprendere in mano la tematica della rivelazione di temi fondamentali della teologia di Israele come popolo dell'Alleanza e vedere come il cristianesimo, con la propria identità, partendo certamente dall'esperienza di fede, di morte e risurrezione di Gesù, si situa e dove, a mio avviso, uno degli elementi fondamentali è l'indole scatologica della Chiesa, dove è il punto di approdo sia di Israele che della Chiesa
cristiana. Terzo aspetto, kerygma, chiesa, o giustamente tu parlavi del regno di Dio, cioè la non identificazione o sovrapposizione tra il tema del regno e della chiesa. Questo è interessante, Lumen Gentium usa solo brevemente, se non sbaglio, poi gli ecclesiologi sono molto, mi correggeranno, sfuma molto la problematica della relazione tra l'ecclesiologia e la cristologia. Io credo che oggi invece, e parlo di questo alla luce di quelli che sono stati degli studi dopo il concilio che noi dovremmo recepire per riscrivere i documenti. Cioè, vi ricordate il buon Loisy che dice Gesù predicava il regno di Dio, poi è venuta la Chiesa. Tutto un discorso dove oggi, se uno legge alcune cose, capisce che il buon Loisy aveva anche ragione. Non voleva negare la continuità tra quella che è stata l'esperienza dell'ebreo di Nazareth e del movimento che lui ha suscitato con quella che è la dinamica della Chiesa nella storia. Okay? Ma giustamente voleva dirci che alla fine la mia domanda è: la Chiesa è a servizio del Vangelo, è a servizio del kerygma? Cosa di cui a volte ho veramente molti dubbi. Un'altra cosa, capisco parlare di Chiesa al singolare, e in questo certamente sarebbe interessante ridire anche le quattro note classiche della Chiesa: una, santa, cattolica e apostolica. E qui, ecco, il discorso ecumenico, e qui mi permetto di suggerire, è uscito da pochi mesi l'ultimo volume, voi sapete, del commentario ai documenti del Vaticano II, curato da Noceti Recole, che è un bilancio del percorso che loro hanno fatto di studio e analisi dei documenti. È il Vaticano II, i documenti, è molto breve, molto deboluccio, devo dire, sono piccoli interventi di quelli che sono stati in fondo gli studiosi che si sono avvicendati nel commentario. Andatevi a rileggere anche questo, molto sintetico, quello che diceva, per esempio, una voce protestante riguardo al Vaticano II, e questa l'ha fatta Ferrari, dove ad un certo punto lui dice: anche se il linguaggio ecumenically correct tende a non farlo, ci si dovrebbe forse porre la domanda realmente decisiva. Lumen Gentium e Unitatis Redintegratio superano realmente l'ecclesiologia esclusivista della tradizione cattolico-romana, che propone se stessa come l'unico modello di ecclesialità corrispondente al Nuovo Testamento? Nel migliore dei casi, si può affermare che alcuni spunti, come il già menzionato Sisti Pin, avrebbero potuto essere intesi come aperture a un primo passo in tal senso, e poi lui perentorio conclude che però non è stato compiuto. È un giudizio molto duro e forte, però su questo, scusatemi, se guardiamo il cammino di ricezione del dopo Vaticano II, c'era stato un inizio, uno sviluppo. Io, a me non piace parlare di progresso perché sono illuminista, ma arriviamo alla Dominus Iesus, dove andate a vedere come si utilizza il subsistit. C'è una lettura minimalista e viene decretata la fine di quello sviluppo che, a mio avviso, con coraggio la SIRT dovrà riprendere. Va bene, grazie Fabrizio. Ci sono altri interventi? Angelo Tuminelli. Salve a tutti, anche a chi ho collegato a distanza. Premetto, il mio intervento
qualche modo non vuole entrare in questioni teologiche perché la mia formazione è da filosofo della religione. Il quadro che lei ha accuratamente descritto da filosofo della religione è estremamente suggestivo e interessante perché esprime il modo in cui la relazione originaria dell'umano con l'assoluto si declina in un ripensamento intraecclesiologico. Quindi questo è il punto di vista da cui parlo. Quindi parlo da filosofo della religione e parlo da credente. Devo dire di essermi sentito un po' in disagio rispetto alle parole che sono state utilizzate, riscrittura, addirittura scrittura dei documenti del Vaticano II. Ecco, mi chiedo e vi chiedo in un'ottica di elaborazione seminariale che senso abbia parlare di riscrittura di documenti che, da un punto di vista anche storico, vanno collocati nel tempo in cui si sono sviluppati, in cui sono nati, no? Forse che questa concezione di riscrittura non abbia una pretesa forse eccessiva. Io parlerei di traduzione. Occorre tradurre i documenti elaborati dal Concilio calandoli nel contesto odierno. Tradurre non significa riscrivere o scrivere addirittura. Addirittura scrivere a me è sembrato proprio forte. Si tratta semmai di produrre un'ermeneutica conciliare che ci aiuti a tradurre quanto è stato elaborato in sede di concilio e di calarlo alle esigenze dei tempi. Quindi questa è la prima precisazione che mi sento di fare da credente, ripeto, non da teologo, ma da credente, è proprio questo. Sentire parlare di riscrittura mi suscita una qualche perplessità. Preferirei una ermeneutica dei documenti conciliari. Rispetto al discorso che lei ha fatto, ho molto apprezzato questa panoramica che è stata anche utile, da non è detto i lavori, per inquadrare questi documenti. L'impressione è che nell'architettonica complessiva dei documenti conciliari, mentre le costituzioni rappresentano, ecco, l'esplicitazione della dimensione ecclesiologica, come lei giustamente diceva, se si va a vedere invece nelle dichiarazioni c'è più l'elemento missionario che in qualche modo innuccia già più che altro nella Gaudium et Spes, no? Il tema dell'educazione, il rapporto con le altre religioni, la questione della dignità umana, no? Io credo che una riflessione ecclesiologica, e ripeto, parlo da filosofo e da credente, che oggi si voglia elaborare, non debba mirare a riscrivere quanto è emerso in tempi completamente lontani da noi. Se pensiamo all'accelerazione della società, è impressionante, gli anni 60, che avevano preceduto il 68, diciamo che il concilio è stato il 68 della Chiesa, che in qualche modo ha prefigurato, anticipato ciò che la società avrebbe espresso qualche anno più tardi. Però più che riscrivere occorre guardare alle dimensioni della presenza della Chiesa oggi in un'ottica missiologica. Quindi fra le prospettive che lei giustamente evocava, io quella su cui mi sentirei di lavorare maggiormente proprio quella missionaria. Secondo me non è un caso che, se andiamo a vedere il Magistero di Papa Francesco, si focalizza su quegli aspetti o delle dichiarazioni conciliari o della Gaudium et Spes. Il tema ecologico, la pace, l'economia, le questioni sociali. Quindi secondo me quella è la prospettiva in cui un lavoro di ripensamento, di ermeneutica del concilio da lì deve partire. Poi se parliamo della Gaudium et Spes, lei faceva riferimento, no? Un aspetto chiave è il mondo contemporaneo, ma anche lì bisogna storicizzare. Il mondo contemporaneo del periodo conciliare non è quello di oggi. Quanto la Chiesa è avanti sulle questioni della tecnologia, del ripensamento dell'homo technologicus in chiave teologica? Sono questioni imprescindibili sulle quali dobbiamo focalizzare
la nostra attenzione. Ecco, quindi la mia sono delle suggestioni molto sparse così, però ecco che danno un, vogliono dare un contributo alla discussione proprio da un punto di vista metodologico, invitando più che una riscrittura o una riscrittura dei documenti ad una loro ermeneutica storica che ci aiuti però ad evangelizzare oggi. Grazie Angelo. Altri interventi? Roberta Gambardella. Per chi non li conosce, sia Angelo sia Roberta, oltre ad essere filosofi, hanno anche una buona esperienza cristiana, sono miei collaboratori di cattedra alla LUMS e quindi facciamo un lavoro di ricerca legato alle questioni contemporanee. Roberto, te la parola. Grazie a tutti. Grazie Padre Filippo. Io, diciamo, la mia premessa è quella di Angelo, anche io vengo da filosofici, non mi definisco una filosofa perché il cammino è lungo, ma vengo da studi filosofici, soprattutto etica, antropologia, bioetica, insomma questo è il mio ramo. Mi ringrazio tanto Padre Filippo perché comunque mi ha dato una panoramica su alcuni elementi che chiaramente mi mancavano, no? La mia è più, diciamo, due osservazioni, di cui la prima è più che altro una domanda sulla parte introduttiva, quando tu parli di un spostamento da una prospettiva oggettiva ad una soggettiva, che condivido in linea di principio, però quel soggettivo potrebbe rischiare di avere una ricaduta individualista. Quindi se al soggettivo si potrebbe, come dire, integrare una dimensione di intersoggettività che ha un valore anche, oltre che ecclesiologico, anche proprio, no, teologico, per esempio dal mistero trinitario, scendere alla dimensione comunitaria, perché poi quella che all'inizio del tuo intervento era stata un po' un'intuizione, poi viene confermata, no? Quando hai specificato uno dei tematici delle varie, delle quattro costituzioni, perché si parla, hai parlato tanto di azioni non private, ma di comunione a vari livelli rispetto alle quali non mi addentro, però comunque la dimensione di soggettività, intersoggettività, no? Di dimensione costantemente relazionale, sia all'interno della Chiesa che con le altre religioni, rimanendo su un piano umano, ma poi voi mi insegnate il piano teologico, rientra, penso, in quella prospettiva ecclesiologica che mi è molto piaciuta. C'è una logica, no? In filosofia, questo processo che tu proponi, questi quattro processi che tu proponi, quella ecclesiologica mi sembra, ecco, quella più elaborata. E un ultimo elemento rispetto ai nuclei tematici della Gaudium et Spes, in realtà un po' quello che ha detto Angelo, perché se non mi sbaglio al punto 5 si fa riferimento anche alla dimensione scientifica. Angelo parlava delle nuove tecnologie. Io proprio più in generale volevo, come dire, mettere l'accento, no, su quella che è la cultura, ma proprio come cultura scientifica, rispetto alla quale penso che oggi il rapporto scienza-fede abbia avuto un progresso non indifferente, e evitando vari gnosticismi che chiaramente sono sempre rischiosi nella storia. Se non mi sbaglio, proprio Francesco ne ha parlato. Quindi grazie. Grazie Roberta. Altri interventi? Cettina, sì. La mia è soltanto una battuta relativamente al discorso su scrivere, riscrivere, ridire, tradurre. In realtà nessuno di noi ha l'autorevolezza o il carisma, l'infallibilità per cui riscrive i documenti. Se vogliamo chiamarla traduzione, io non ho niente in contrario. Il problema è adeguare
un determinato messaggio e un determinato linguaggio alle esigenze nostre di oggi, abbandonando però, secondo me, quella pregiudiziale ermeneutica dell'ermeneutica che ci ha bloccati per 60 anni impedendoci di attuare il Vaticano II. A livello di studio, non so cosa pensate voi, noi ci siamo persi nelle ermeneutiche e non abbiamo combinato niente, non solo, ma abbiamo progressivamente perso quello che era l'input rivoluzionario che veniva dal Vaticano II. Ora, secondo me, prendendo il testo così come giace, pur conoscendone la contestualizzazione storica e quindi sapendo che cosa significa quel termine negli anni 60, molto diverso da quello che significa negli anni 2020, eccetera, il problema nostro è di toccare, interloquire, interferire, reinteressare, sedurre, dialogare con un mondo che nel frattempo ha preso congedo da questi nostri discorsi. Poi io potrei dire anche tante altre cose, ma non intendo monopolizzare il discorso. Una sola battuta. Noi non abbiamo scippato niente a nessuno. Noi siamo giudeo-cristiani. Io non capisco perché mi devo entrare in crisi come se avessi rubato a Israele il concetto di popolo di Dio. No, l'abbiamo in comune. Punto e basta. Se io tolgo alla mia ecclesiologia la categoria di popolo di Dio, mi fa assolutamente tutto. Questo non dice da parte mia il riconoscimento di quello che i nostri padri hanno vissuto, sperimentato e quello che è l'incipit teologico. Sono una battuta, Fabrizio. Niente di che. Per il resto possiamo discutere all'infinito. Io personalmente non considero una iattura essere state chiamate a insegnare cristologia, perché ci si salva nella interconnessione. La fede non è un fatto soggettivo nel senso individuale, ma è un'esperienza intersoggettiva. Allora il primato della cristologia non nasce per dare una particolare rilevanza alle forme istituzionali che la comunità ecclesiale si è data nel tempo, ma nasce per accentuare e sottolineare quel primato di grazia che non mi raggiunge nella mia singolarità invincibile, ma che mi raggiunge nella mia interconnessione di fede con quanti professano Gesù Cristo, Messia, Signore, risorto, eccetera, eccetera. E un'ultima battuta, noi veniamo da una riscrittura del simbolo, che è una cosa molto più audace che una riscrittura del... Forse voi giovani dovreste in qualche modo leggere quello che abbiamo scritto per capire anche il processo. Scusatemi se sono tornata indietro, ma l'avevo dimenticato. Cioè, questo sarebbe un secondo tentativo di mettere in pratica questa modalità. Io del nostro simbolo sono veramente fiera, lo trovo bellissimo, non lo so da dove, come ci siamo riusciti, ho faticato tanto, ma è una cosa, ogni volta che lo recito io mi sento gratificata perché mi ci ritrovo. Questo non vuol dire che siamo riusciti nell'operazione di sedurre gli altri, ma almeno noi una gratificazione comunitaria l'abbiamo avuta. Scusate, non insisto su altre cose, ovviamente avremmo da discutere all'infinito. Forse l'idea di fare 4-3 relazioni in un pomeriggio è stato eccessivo. Niente vieta che progressivamente ritorniamo per spezzoni. Comunque grazie per gli stimoli. Sì. Dal punto di vista metodologico, io vorrei tornare a ciò che ha detto molto giustamente Fabrizio, su perché noi dovremmo un po' definire qual è il nostro punto di partenza. E qui le opzioni sono, vedete, o si parte dei documenti così come giacciono,
o si tenta di individuare un punto di partenza che sia una convergenza fra, infatti, la parola del concilio, l'evento conciliare, o magari partire dai documenti e come prima cosa del nostro processo di tradurre o di dire nuovamente, diciamo, applicare questo. Beh, sì, come guarda così, però lo spirito andava in questa direzione, eccetera. A me, dal punto di vista metodologico, mi sembra una cosa che dovremmo definire. Bene, non so come procediamo. Bene, grazie a tutti per l'ascolto. Okay. Ovviamente sono suggestioni, sono idee, mettiamo in cantiere, costruiamo. Certo, nei confronti delle nuove generazioni, dei nuovi associati, dobbiamo fare anche una ricostruzione di memoria del cammino che ha fatto la SIRT dal 1990 ad oggi. Quindi anche il vocabolario che utilizziamo dipende da noi, esplicitare al meglio anche questo.